Antone, benvenuto, magistrato, lo conoscete, alla guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. È da poco uscito il suo libro La corruzione spuzza, tutti gli effetti sulla nostra vita quotidiana della malattia che rischia di uccidere l'Italia. Allora, lei è alla guida di questa Autorità Anticorruzione da 3 anni ormai. Come sta l'Italia nel suo complesso? Ma luce ed ombre nel senso che ci sono sicuramente problemi, i problemi emergono dalle indagini giudiziarie, ma non solo, ci sono oggettivamente questi dati che emergono anche dalle classifiche internazionali che comunque ci pongono in una posizione di retroguardia. Però piccole luci ci sono, gli ultimi anni per esempio l'Italia ha guadagnato posizioni proprio nella classifica di Transparency International, ha guadagnato 9 posti. C'è una consapevolezza nel Paese della corruzione come danno. Io credo che abbiamo avviato un percorso, ma lo abbiamo solo avviato. Senta, dice il suo collega Davigo che l'Italia invece è più corrotta che ai tempi di Tangentopoli. Ma io non sono d'accordo, o comunque non sono del tutto d'accordo. Io credo che le vicende di Tangentopoli oggi non possono essere paragonate con quelle di oggi. Vicende come quelle del processo Enimont, la Maxi Tangente, non abbiamo più ritrovate. Vicende nelle quali sistematicamente i partiti politici svolgevano, diciamo, il ruolo di fatto di stazioni appaltanti. E loro che decidevano cosa si facesse e cosa non si facesse nel Paese, non ci sono più. Questo non significa che la corruzione non ci sia, non sia sistemica e non sia diversa rispetto al passato. Io credo che sia difficile fare i paragoni. Ma quel periodo non è oggi. Fortunatamente è passato. Le faccio vedere la foto che oggi ha colpito tutti noi. La foto presa in un ospedale napoletano, eccola qua, una signora ricoverata coperta di formiche. Tra l'altro lei era stata in coscienza, quindi in una situazione su cui non poteva fare niente. E questo ha colpito tutti. C'è un nesso tra mala sanità e corruzione? Prima di tutto io faccio fatica persino a credere che sia vera questa foto, perché questa è una foto allucinante che non fa onore a un paese civile e non fa onore a una città che è la capitale del sud, che comunque ha anche sotto il profilo degli ospedali problemi ma anche eccellenze. Certamente c'è un collegamento fra mala sanità e corruzione. Chi vede una foto del genere come si avvicina ad una struttura sanitaria pubblica? Per fortuna sappiamo che è un'eccezione, ma ovviamente questo fa pensare che ci siano trattamenti di serie A e trattamenti di serie B. Mi auguro che questa foto, se vera, non venga lasciata come un fatto puramente oleografico e se ne tenga conto. E si passa l'azione. Il bello del suo libro è che percorre il mondo della corruzione, diciamo, non nei punti classici dove la andiamo a cercare, no, ma fa vedere quanto pervasivo sia poi questo sistema. E un altro tema che viene spesso toccato è quello dell'assistenza ai migranti, che è diventato un business. Là cosa ci può dire? Posso dire che purtroppo lì dove ci sono tanti soldi e ci sono emergenze, la corruzione in qualche modo si inserisce sempre. Lo abbiamo visto già nelle vicende di Mafia Capitale, c'erano stati alcuni aspetti che avevano riguardato la vicenda, diciamo, di assistenza ai migranti. E devo dire che ovviamente il tema è sempre dovuto anche alla scarsità e alle difficoltà di programmazione. Cioè, questa non può essere considerata oggi un'emergenza come poteva essere in passato. Sappiamo che ormai da anni c'è una presenza di migranti nel nostro paese, il problema è programmare con correttezza. Quando all'ultimo momento si prova a trovare la soluzione, spesso la soluzione non è quella migliore, è anche una soluzione non sempre rispettosa delle regole. Cioè l'emergenza, il terreno in cui interviene l'emergenza è... Perché il potere passa discrezionale e passa alla persona che può risolvere. Passa chi lo può risolvere senza porsi tante domande, senza porsi... Allora, sì, tanti controlli quando vengono fatte le procedure ordinarie, nessun controllo quando invece vengono fatte in modo emergenziale. L'emergenza è sempre stata uno dei genitori prossimi della corruzione. Senta, questa sua autorità dovrebbe avere i superpoteri, perché ogni volta che c'è un problema dicono ma ci rivolgiamo a Cantone all'ANAC. È stato fatto il suo nome per tutto, anche per gli arbitrati dei risparmiatori che hanno perso i soldi nelle banche. Di quel settore cosa ci dice? Ah, prima di tutto non è un problema dell'autorità, lì si trattava di individuare una responsabilità per chi potesse fare gli arbitrati e, diciamo, si è ritenuto per una serie di ragioni, di scelte
di carattere generale, di individuare nell'ANAC che era estranea a tutta la questione delle banche. Ad oggi non c'è ancora il provvedimento, che io sappia il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e in attesa della registrazione della Corte dei Conti. Però devo dire, i risparmiatori hanno ricevuto gran parte dei soldi direttamente dal fondo. Negli arbitrati, gli arbitrati resteranno una serie di posizioni delicate, ma per fortuna numericamente poco significative rispetto agli risparmiatori che già hanno ottenuto o stanno per ottenere, diciamo, l'indebito che loro dovevano ricevere. Quanto la mette in difficoltà l'essere chiamato continuamente in causa? L'essere chiamato come garante di ogni azione su cui la politica comprende di avere un dubbio addosso. Ogni volta che si deve occupare qualcosa dice, beh, ma ci rivolgeremo a Cantone, ci rivolgeremo all'ANAC. Ma ci mette in difficoltà, però è anche un po' un momento di riconoscimento. Cioè questa autorità che è nata, come lei diceva, all'inizio da 3 anni, comunque è riuscita a ricavarsi un ruolo e ad avere uno spazio. Noi proviamo a dire che cosa facciamo e anche che cosa non possiamo fare. Per esempio stiamo dicendo che noi non mettiamo bollini sugli appalti, non spetta a noi, le pubbliche amministrazioni hanno la loro spazio di discrezionalità e certamente noi non ci sostituiamo, però in 3 anni siamo riusciti in qualche modo a dare un senso all'esistenza di un'autorità amministrativa che si è imposta anche all'opinione pubblica e questo non mi sembra pochissimo. Non è male. Senta, la corruzione scusa è una frase del Papa. Sì, è una frase del Papa. Cosa vuole dire? Puzza. Il Papa la utilizza dicendo al posto di puzza e questo Papa parla tantissimo di corruzione rispetto ai pontefici precedenti, perché evidentemente anche per la sua esperienza conosce benissimo la corruzione e lo dice continuamente perché sa benissimo quanto la corruzione sia uno strumento per esempio che giustifica le disuguaglianze. La corruzione è un furto di democrazia, un furto di futuro e dove c'è corruzione ci sono tante disuguaglianze. È importante che il Papa lo dice. Quella frase, fra l'altro, detta a Scampia, utilizzando un verbo del dialetto del nord, soprattutto torinese, credo che sia rimasto in prezzo molto più se avesse detto genericamente la corruzione puzza. Raffaele Cantone, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie.